Avete mai notato che tutti tendono a cadere sempre negli stessi errori finanziari? E chissà perché, sono certo che proprio tu che stai guardando questo video, pensi di esserne immune. Il nostro cervello difficilmente riesce ad ammettere le proprie fallacie logiche, è così che tutti ingenuamente adottiamo le stesse dinamiche inconsce, specialmente quando si parla di soldi. Il denaro è profondamente legato alla psicologia. Smettere di credersi immuni è il primo passo per migliorare la propria situazione finanziaria. Dunque, come possiamo evitare di comportarci tutti come scimmie? In questo video vediamo brevemente i principali errori che tutti noi commettiamo a livello finanziario e dei trucchi pratici per evitare di cadere in queste trappole mentali. Assicurati di rimanere fino alla fine, poiché le ultime due sono in assoluto le più scioccanti. Numero 1. La trappola della contabilità mentale. Cos'è la contabilità mentale? È un concetto introdotto da Richard Thaler, economista comportamentale. In pratica, descrive il modo in cui tendiamo a suddividere i soldi in diverse categorie, trattandoli diversamente a seconda della loro provenienza o destinazione. Facciamo un esempio. Potresti essere molto attento con lo stipendio mensile, magari mettendo da parte una bella somma per i tuoi progetti futuri. Ma cosa succede quando arriva un bonus inaspettato o una vincita alla lotteria? Beh, è facile che ti senta autorizzato a spendere con più leggerezza, come se quei soldi fossero in regalo. Ebbene, questo è proprio il bias della contabilità mentale in azione. Ma perché lo facciamo? La risposta è tutta nella nostra testa. I soldi non sono solo un mezzo di pagamento, hanno anche un valore emotivo. I soldi guadagnati con sudore ci fanno sentire più responsabili, mentre quelli che arrivano inaspettatamente ci danno un senso di fortuna che ci spinge a spenderli diversamente. Ma non finisce qui. La contabilità mentale può influenzarci anche quando investiamo. Potremmo essere disposti a rischiare di più con i soldi facili rispetto ai risparmi accumulati con fatica, aumentando così le probabilità di perdere. Come possiamo evitare di cadere in questa trappola? La chiave sta nel trattare ogni euro allo stesso modo, a prescindere dalla sua origine. Dobbiamo sempre considerare il nostro quadro finanziario completo, senza farci influenzare da come etichettiamo i soldi. Un altro modo per combattere la contabilità mentale è creare un budget dettagliato, che includa tutte le fonti di reddito e le spese. In questo modo eviteremo di trattare diversamente i vari tipi di denaro. Ricordate, ogni euro ha lo stesso valore e merita la stessa attenzione. Inizia a vedere i soldi non come categorie separate, ma come un unico grande insieme. Numero 2. Avversione alla perdita. Investire è fondamentale per far crescere il patrimonio. Non si tratta solo di accumulare denaro, ma di farlo lavorare per noi, di farlo crescere nel tempo. Investire saggiamente può portare a una maggiore sicurezza finanziaria e a una vita più stabile. Eppure, molte persone hanno paura di investire. Questa paura può essere paralizzante, impedendo a molti di fare il primo passo verso l'investimento. La paura di perdere denaro può essere così forte da superare il desiderio di guadagnare. Questa paura, seppur comprensibile, può essere un ostacolo significativo al benessere finanziario. La paura può portarci a prendere decisioni finanziarie basate sull'emozione piuttosto che sulla logica, e questo può avere conseguenze negative a lungo termine. Ma quali sono le radici psicologiche di questa paura? Perché siamo così riluttanti a investire, nonostante i potenziali benefici? A livello evoluzionistico siamo abituati a decodificare il mondo in un'ottica di scarsità imminente. La paura di perdere denaro può essere così intensa da farci evitare del tutto gli investimenti. Questo fenomeno è noto come avversione alla perdita. Gli studi dimostrano che le persone sentono il dolore di una perdita due volte più forte della gioia di un guadagno equivalente. Questo significa che la paura di perdere 100 euro è molto più forte della gioia di guadagnarne 100. Questa avversione alla perdita ci rende diffidenti nei confronti degli investimenti, poiché ci concentriamo sugli aspetti negativi piuttosto che su quelli positivi. La soluzione è riconoscere che spesso le nostre decisioni conservative sono frutto di un nostro retaggio evoluzionistico. Dobbiamo dunque abituarci ad andare contro l'istinto, uscire dalla nostra zona di comfort e prendere rischi controllati. Numero 3. L'effetto gregge. Vi siete mai accorti di come, in certi casi, tendiamo a comportarci come le pecore, specialmente quando si tratta di investimenti? Questo fenomeno si chiama effetto gregge o riprova sociale.
In sostanza, ci porta a imitare le azioni di un gruppo più grande, anche se a volte non sono le più logiche o ottimali. Quando vediamo molte persone fare una determinata scelta, pensiamo automaticamente che sia quella giusta. Questo può influenzare pesantemente le nostre decisioni finanziarie. Ad esempio, se osserviamo molti investitori acquistare un certo titolo, potremmo sentirci spinti a fare lo stesso, con il pensiero: se lo fanno tutti, deve essere una buona idea. Purtroppo, però, questo atteggiamento può portare a decisioni impulsive e poco ponderate. Nei mercati finanziari, l'effetto gregge può essere particolarmente pericoloso. Le emozioni e le reazioni di massa possono generare bolle speculative e crolli improvvisi. Pensiamo a cosa succede durante i panic selling, quei momenti di panico da vendita che si verificano durante le crisi economiche. Quando molte persone iniziano a vendere per paura, altre le seguono a ruota, amplificando il crollo del mercato. Ma perché siamo così inclini a seguire il gregge? Un motivo è che, come esseri umani, cerchiamo sicurezza nelle decisioni collettive. Pensiamo che seguendo gli altri riduciamo il rischio di sbagliare. Tuttavia, questo ci porta spesso a ignorare le nostre analisi e intuizioni personali. Per mitigare l'effetto gregge, è fondamentale sviluppare una mentalità indipendente e basare le nostre decisioni finanziarie su dati concreti e un'analisi approfondita. Dovremmo fare le nostre ricerche, consultare gli esperti e prendere in considerazione diverse fonti prima di prendere una qualsiasi decisione di investimento. Finalmente, eccoci arrivati agli ultimi due punti più inaspettati di questo video. Numero 4. Vedere ciò che vogliamo vedere. Ci piace pensare di essere razionali, prendendo decisioni basate sulla logica e sulle prove. Tuttavia, la realtà è spesso diversa. Il nostro cervello prende scorciatoie mentali per risparmiare energia e tempo. Queste scorciatoie, note come euristiche, possono essere utili, ma nelle decisioni finanziarie possono portarci fuori strada. Spesso cadiamo preda di pregiudizi cognitivi, distorsioni sistematiche nel nostro modo di pensare. Uno dei pregiudizi più comuni è il pregiudizio di conferma. Il pregiudizio di conferma è la nostra tendenza a cercare e ricordare informazioni che confermano le nostre convinzioni preesistenti. Diamo più peso alle informazioni che si allineano con la nostra visione del mondo e ignoriamo quelle che la contraddicono. Ad esempio, se crediamo che un'azienda sia un buon investimento, cercheremo notizie positive su di essa e ignoreremo le critiche. Questo pregiudizio può portare a decisioni basate su una visione distorta della realtà. Immaginate di voler investire in una particolare azione. A causa del pregiudizio di conferma, cercherete articoli che lodano l'azienda. Potreste liquidare le recensioni negative come valori anomali, senza considerare informazioni importanti. Questa raccolta selettiva di informazioni può portare a decisioni di investimento sbagliate. Finiamo per avere una visione distorta della realtà, accecati dai nostri stessi pregiudizi. Ma essendone consapevoli, possiamo adottare misure per mitigarne l'influenza. La consapevolezza è il primo passo. Possiamo cercare prospettive diverse, leggendo articoli e ascoltando opinioni che sfidano le nostre convinzioni. Confrontarsi con qualcuno. Utilizzare dati e analisi per prendere decisioni può ridurre l'impatto del pregiudizio di conferma. E ora, passiamo in assoluto al bias meno conosciuto e discusso online. Numero 5. L'errore del costo irrecuperabile. Questo errore ruota attorno alla nostra tendenza a continuare a investire in una decisione basandoci sull'investimento cumulativo precedente di tempo, denaro o risorse, anche quando non sembra più razionale farlo. Immaginate di aver investito una notevole somma di denaro in un'impresa commerciale. Nonostante le perdite continue e i segnali che l'azienda ha poche probabilità di successo, continuate a versarvi denaro, sperando di recuperare l'investimento iniziale. Ecco, l'errore del costo irrecuperabile in azione. La decisione razionale sarebbe quella di valutare la situazione attuale e le prospettive future senza considerare gli investimenti passati. Tuttavia, l'attaccamento emotivo alle risorse già spese spesso offusca il nostro giudizio. L'errore del costo irrecuperabile non si limita agli investimenti finanziari. Può manifestarsi anche nella nostra vita personale, come ad esempio rimanere in una relazione che non funziona a causa del tempo già investito, o continuare un progetto al lavoro nonostante le chiare prove che non avrà successo. Per combattere questo errore, è essenziale riconoscere quando si sta cadendo nella sua trappola. Ricordatevi che gli investimenti passati sono persi e non possono essere recuperati. Concentratevi sui benefici e sui costi futuri delle vostre decisioni. Cercate il consiglio di terzi imparziali
che possano fornire una nuova prospettiva. Riconoscendo l'errore del costo irrecuperabile e lavorando attivamente per evitarlo, potrete prendere decisioni finanziarie più razionali ed efficaci. Questa consapevolezza può aiutarvi a tagliare le perdite e a reindirizzare le vostre risorse verso opportunità più promettenti. In precedenza ho menzionato l'importanza di investire come strumento di emancipazione dai nostri bias. Ad ogni modo, investire può essere una scelta complicata quando non si conoscono le strategie adatte. Dunque continua a guardare il prossimo video a schermo, dove entriamo nel dettaglio sulle migliori strategie di investimento per guadagnare in ogni scenario di mercato.